Quindi probabilmente in campionato sarà quello che farà più presenze tra i due. Nessun problema ragazzi, qua è tutto sotto controllo. Oggi parliamo degli attaccanti del Napoli. È arrivato Osimhen già da parecchio, ha iniziato anche ad allenarsi a Castel di Sangro nel ritiro del Napoli. E gli attaccanti adesso del Napoli sono aumentati parecchio. Abbiamo ben 5 attaccanti per un unico posto titolare, ovvero Llorente, Milik, Osimhen, Mertens e Petagna. Quindi abbiamo 5 prime punte per un unico posto. Quello più indiziato a partire tra i 5 è Milik, quindi Milik tra i 5 sarà quello che al 100% non rimarrà, perché comunque dopo una spesa di 70 milioni per l'attaccante nigeriano, non penso che teniamo 5 attaccanti, di cui 3 che si giocano il posto a titolare, assolutamente no, per un unico posto poi, neanche per due. Quindi Milik partirà, ne rimangono 4. Llorente ha il contratto in scadenza l'anno prossimo, nel 2021. Io penso che andrà via, comunque non ha fatto granché, è stato preso come terzo attaccante di rincalzo, ma quest'anno il terzo attaccante di rincalzo lo abbiamo ed è anche molto più forte di Llorente al mio parere, ovvero Petagna, attaccante da doppia cifra, attaccante che quest'anno ha raggiunto i vari 16 gol, sta segnando una valanga, ha segnato una valanga alla spalla e abbiamo un ottimo terzo attaccante che ha detto che ha la volontà di rimanere perché vuole giocarsi il posto. Quest'anno ci saranno 5 cambi a disposizione durante le partite, non 3, quindi avrà già una chance in più, anzi due chance in più perché non 3 cambi ma 5. E inoltre giochiamo 3 competizioni e se Napoli vuole ritornare grande squadra punterà molto sulle altre due competizioni secondarie al campionato, ovvero Coppa Italia ed Europa League. E poi abbiamo Mertens e Osimhen che saranno la vera alternanza come Mertens e Milik quest'anno. Chi dei due giocherà titolare? Questo è il punto del video. Beh, è una domanda molto difficile. Quello che vi dico io è assolutamente di prenderli tutti e due in coppia, perché comunque come Mertens e Milik non si ha la certezza nessuno dei due che giochi titolare. Quindi se prendete soltanto Osimhen potete trovare giornate in cui gioca Mertens e magari Osimhen viene conservato per l'Europa League o viceversa. Quindi il mio consiglio è di prenderne tutti e due. Se ne prendete uno solo dei due in un fantacalcio numeroso e volete avere la sicurezza di almeno provare ad avere sempre il voto garantito, il voto sicuro in attacco, prendete Petagna. Chi vi consiglio tra i due? Osimhen. Mertens è un fenomeno, ma Osimhen è stato pagato 70 milioni, ha sulle spalle una pressione altissima, è un calciatore di talento ed è giovanissimo. Quindi probabilmente in campionato sarà quello che farà più presenze tra i due. Per questo per me il titolare in campionato, non in generale nella stagione, perché in generale probabilmente faranno le stesse presenze a mio parere, ma in campionato per il fantacalcio io vi consiglio di puntare su Osimhen. E se non riuscite a prendere Mertens, prendete assolutamente Petagna, perché comunque in caso possa partire Mertens titolare per conservare Osimhen magari per la partita di Europa League, voi potete anche sperare in un voto di Petagna che magari entra come quarto cambio negli ultimi 20 minuti e avete comunque il voto e non rischiate di rimanere in 10 per via dell'assenza di Osimhen durante quella partita. Quindi il mio consiglio appunto è questo: secondo voi chi sarà il titolare del Napoli? Secondo voi chi venderà il Napoli? Magari terrà Llorente e venderà Petagna o lo manderà di nuovo in prestito? Non lo so. Il mio pensiero è questo, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Ciao a tutti!